Milinkovic-Savic. Fernandinho. David Silva. David Silva tra i protagonisti annunciati di questa sfida, con la sua velocità, un moto perpetuo in mezzo al campo. Giocatore dotato di Bari. Può andare in porta. Grande intervento del portiere, vale come un gol. L'avevo vista dentro, Pier, ti dico la verità. Va Toni Kroos in mezzo. Non è solo. Intervento fondamentale. Brutto passaggio, recupero facile. Si libera, spazio. Bravo il portiere, sventa il pericolo. Calcio d'angolo per il Manchester City. Occhio all'angolo di De Bruyne. Company! Ecco il gol, risponda con l'aiuto del palo. Ed ecco dunque arrivato il primo gol dell'incontro, 1-0. D'Ambrosio. Kroos. La spazza via. David Silva. Hanno spezzato bene la trama qui. Vuole pallone di Kroos. Ottimo il tocco. Ed è gol! Rete! Hanno ancora parecchia strada da fare se vogliono andare avanti. Servono due gol per passare il turno. Questo gol pesa e adesso devono reagire e recuperare in fretta. Gol che ci viene mostrato da altra angolazione. Siamo di nuovo in parità grazie al gol dell'1-1. David Silva. Kyle Walker. Mahrez. Riconquista palla intercettando la traiettoria del passaggio. Guadagna metri verso l'area. Non riesce a fermare l'attaccante. Troppo più. Non ha dubbi il direttore di gara. Calcio di punizione per l'Inter. L'arbitro gli fa segno che non tollererà altri interventi di questo tipo. Dovrà fare molta più attenzione adesso. Non penso che andrà il tiro da lì. Meglio metterla dentro per cercare una deviazione. Occhio a Nainggolan. Ottimo intervento. Pallone spazzato via bene dalla difesa. De Bruyne. Sterling. Mendy. Sterling. Palla per il Kun in mezzo. Ma non granché il cross. La difesa vita facile. Ha risolto una situazione complicata concedendo il male minore, il calcio d'angolo. Non corre rischi, sceglie i pugni. Si ripartirà col calcio di punizione per il City. L'arbitro qui non se l'è sentita di estrarre il giallo. De Bruyne! Stava quasi per sorprendere il portiere con questa punizione dalla distanza, solo leggermente imprecisa. Se fosse entrata sarebbe venuto giù lo stadio, Pier. Complimenti a lui comunque. Ci vuole coraggio anche solo per pensare di poter fare gol da lì. Pallone recuperato senza problemi qui. Milinkovic-Savic. A metri per crossare. Sarà calcio d'angolo per l'Inter. Tiro della bandierina corto. Prevedibile il pallone di Kroos. La giocata profonda di De Bruyne. Tocco di Agüero. E il portiere recupera il pallone. Qualificazione ancora in bilico dopo il primo tempo di questa match di ritorno. City avanti nel doppio confronto, sia pure con un margine tutt'altro che rassicurante. Vedremo come lo gestirà nella ripresa. Cercare il buco della difesa avversaria. Sterling.
Bravo qui il difensore che legge bene questo pallone. Ci sono metri per andare. Attenzione, pericolo! Sarà rimessa laterale per il Manchester City. Fernandinho. Continua a offrire grandi palloni ai compagni. Stefano, giudizio sulla prestazione di Keita nei primi 45. Risultato a parte, può essere soddisfatto del suo primo tempo che lo ha visto anche andare in gol. Deve caricarsi la squadra sulle spalle nella ripresa se vogliono ottenere un risultato positivo. La mette in mezzo. Hanno messo il pallone in area ma senza precisione. Palla recuperata, azione interrotta. David Silva. Un altro ottimo passaggio. Ottimo il tiki-taka qui. Pallone profondo, pericoloso. Ottimo pallone filtrante. Ma come si fa a sprecare un'occasione così, Stefano? Stavo per farti la stessa domanda, sai Pier. Devono essere più lucidi, più concreti sotto porta. Solo così possono sperare di arrivare al pareggio. Sostituzione tra i nerazzurri. Termina qui il match di Toni Kroos. Sostituito da Brozovic, centrocampista duttile, dotato di una buona tecnica, in possesso di un ottimo tiro dalla distanza. Paga a volte una certa indolenza in campo. David Silva. Bernardo Silva. Ottimo recupero di Nainggolan. Prova l'avanzata l'Inter. Comodamente recupera il pallone. Grande difficoltà difensiva qui. Gran palla in mezzo. C'è la parata sicura del portiere che blocca il pallone. Brozovic. Keita. Occhio al pallone filtrante. Cerca il traversone. Attenta qui la difesa. Palla allontanata. Sterling. C'è il pressing sul portatore di palla. Recupera il pallone con un intervento facile. Occhio al cross sul primo palo. Buono l'intervento del difensore che spazza via. Brutto cross, nessun problema per la difesa. C'è il rilancio lungo. Grandissima lettura difensiva. Brozovic. Grossa ingenuità qui, concedono una punizione pericolosa. Solo giallo il cartellino per il giocatore del City. Che ora sa che non può più commettere errori. Ed è gol! Rete! Situazione di perfetta parità tra gol fatti e subiti, ma la regola dei gol in trasferta favorisce al momento la formazione avversaria. Grazie a questo gol adesso c'è perfetto equilibrio, vedremo chi avrà più forza, più personalità per portarsi a casa la qualificazione. Ecco il gol, vediamo anche da quest'altra angolazione. Punteggio cambiato, ora siamo sul risultato di 2-1. David Silva. Giocatore fantastico David Silva, capace di giocare a tutto campo e di unire qualità e quantità come pochi. Eccellente come uomo assist e sa farsi valere anche in zona gol, pur non essendo un attaccante vero. Hanno spazio per andare in contropiede. Ottimo il lavoro difensivo su questo contropiede. Occasione sprecata questo contropiede. Occhio al Kun. Cercano il buco della difesa avversaria. Cerca il sostegno dei compagni. Intervento tempestivo del difensore che intercetta il passaggio. Possesso per il City. David Silva. Walker. C'è stata la deviazione, l'arbitro assegna la touche, la rimessa con le mani. La sostituzione sembra anche forse un modo per evitare altri guai dopo l'ammonizione. Direi che la scelta è giusta al momento giusto. Sale Walker.
Occhio al traversone. Conclusione al volo, a pochi centimetri dal gol. Un gesto tecnico notevole. È stato bravissimo, avrebbe meritato maggior fortuna qui. Sono avanti 2-1, manca poco alla fine. Un risultato che potrebbe dar morale, credo, Stefano, in vista della prossima gara. Per l'Inter è in programma la sfida contro la Juventus. Non sempre nel calcio vince chi gioca meglio. Finora però il risultato sta premiando la squadra che ci ha creduto di più. Questo risultato dà loro morale in vista della sfida seguente. Mendy. Ancora 3 minuti da giocare. David Silva. Agüero. Attaccato. Si ripartirà col calcio di punizione per il City. Buono l'anticipo del difensore. Ci sono metri per andare. 120 secondi. Il recupero. Gran palla in mezzo. Palla dentro, occhio. E c'è la conclusione. Traversa. Palla ancora in gioco. Interviene e spazza via. Partita che poteva chiudersi se avessero segnato. Si resta invece come prima. Hanno comunque un gol. E il pallone finisce in gol. Hanno un gol di vantaggio, ma se dovessero subirne uno sarebbero fuori per la regola dei gol in trasferta. Devono fare molta attenzione al ritorno della squadra avversaria in questo finale. Sono riusciti a battere il portiere con questa splendida conclusione. Tutto bellissimo, il cross dalla sinistra dosato alla perfezione e ovviamente la conclusione dell'attaccante. Un gol da dividere a metà con chi ha fatto l'assist. Cross sfruttato alla perfezione con questa girata vincente. Eh sì, Pier ha saputo liberarsi dalla marcatura avversaria e battere il portiere. Siamo 3-1 e magari non finirà così. Matteo, quanto manca ancora da giocare? Ultimo giro di lancette per chiudere questi... E la partita si chiude sul 3-1. Ottimo risultato della doppia sfida. Conquistano la qualificazione alle semifinali. Ormai sono a un passo dalla finale.